Amiche e amici creativi artigiani, buongiorno. Oggi vi racconto di Ela Siromoshenko, una ragazza rumena che dopo aver studiato nel suo paese, anche lei comunicazione, con un master, un dottorato, viene in Italia, a Milano, per cercare di lavorare nel suo settore. Sta lì per 2 anni, purtroppo non riesce a realizzarsi, a trovare come vorrebbe, e allora le viene in mente che lei aveva questa passione, ha questa passione per il cucito, per gli abiti, per lo stile, per la moda, e quindi riprende le sue competenze, comincia a disegnare vestiti, comincia a tagliarli, comincia a cucirli, comincia a produrre abiti, comincia anche ad aprirsi un sito web con una piattaforma web, tutti strumenti che lei naturalmente conosce per le cose precedenti, e comincia, diciamo, a lavorare, comincia a vendere in tutto il mondo. Si apre una partita IVA, anche questo è una cosa bellissima perché lei dice io per sentirmi una creativa artigiana devo stare in regola, devo avere tutti gli strumenti, e il discorso di avere la partita IVA e di pagare le tasse in un paese come l'Italia, così bello, che mi ha accolto, è un discorso che fa parte della mia professionalità e del mio modo di intendere di essere imprenditrice di me stessa. E comincio a vendere questi abiti in tutto il mondo. Ebbene, questa ragazza qualche mese fa è voluta venire a Napoli, ha voluto venire a fare a Napoli un servizio fotografico perché si è voluta ispirare a Napoli per la sua creazione di abiti come stilista, per la sua prima sfilata che poi ha fatto a Milano qualche giorno fa. La Romania, Milano, Napoli, lavoro ben fatto, lavoro narrato.